Buon pomeriggio ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Dettel Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare della conferenza stampa del Mister pre-Napoli-Lecce. Partita che tu dici sulla carta, no? Facile. Giochi contro l'ultima in classifica, una squadra che all'allenatore ha un passo dall'esonero. Sarà una partita semplice. E invece no, perché molto spesso queste sono proprio le partite più stronze da affrontare. E detto questo, partiamo subito, ragazzi. Una conferenza come sempre, diciamo, nella media ormai, un Conte sempre calmo, sempre convinto di quello che fa e di quello che pensa. Io ho questa sensazione quando ascolto Conte. Il fatto che lui dica le cose con molta calma mi dà appunto la conferma che lui è molto convinto di quello che sta facendo. Detto questo, cominciamo subito. La prima domanda, ovviamente, è un po' la domanda che secondo me la piazza in generale si fa. Perché? Perché sabato c'è il Lecce, martedì c'è l'infrasettimanale contro il Milan che inaugura il famoso ciclo della morte. Quindi la domanda principe qual è? Ci sarà il turnover? Ovviamente esordisce dicendo che a lui non piace parlare di turnover perché per lui i ragazzi sono tutti titolari. Questa è una frase che viene detta più che altro per, secondo me, far stare sull'attenti a tutto il gruppo, riserve soprattutto, perché poi se andiamo a vedere i dati, se andiamo a vedere i minutaggi, è chiaro che esistono i titolarissimi, per esempio Buongiorno, per esempio Lobotka prima che si infortunasse, per esempio Anguissa. È chiaro che esistono delle gerarchie, però diciamo questa frase è stata detta più che altro per far sentire tutti, secondo me, come parte integrante della squadra. C'è da cercare la continuità nei risultati, farò delle valutazioni e domani prenderò le decisioni finali. Questo è quello che ha detto Conte. Ora, secondo me ci sarà del turnover, però non mi aspetto il turnover stile Palermo, cioè non mi aspetto 10 cambi, me ne aspetto 3, 4 esagerando. Mi aspetto del turnover in quei ruoli dove si può fare il turnover, dove c'è una riserva che comunque può dare, diciamo, un turno di riposo al titolare. Ne parleremo con più calma domani nel video della vigilia, però vi dico, secondo me del turnover ci sarà, proprio perché martedì c'è la partita contro il Milan a San Siro, quindi io penso che se devi fare il turnover, meglio farlo sabato in casa contro il Lecce, piuttosto che sabato, perché martedì contro il Milan a San Siro. Si parla poi dell'approccio, che approccio si aspetta Conte dai calciatori? Ovviamente dice, diciamo, Conte si aspetta un approccio diverso da quello visto contro l'Empoli, un approccio che non è stato positivo, ne abbiamo abbondantemente parlato nei video dedicati a Empoli-Napoli. Però dice Conte, ci sono anche gli avversari, ci sono delle situazioni esterne che portano a difficoltà come nel primo tempo. Vogliamo sicuramente migliorare e fare meglio del primo tempo di Empoli. Io credo a Conte quando dice queste cose. Quindi io contro il Lecce mi aspetto un approccio diverso e un atteggiamento diverso, anche perché giochi in casa e ripeto contro una squadra che si trova in netta difficoltà. Il momento di forma del Lecce è praticamente l'opposto di quello che sta vivendo l'Empoli, ok? Da una parte c'è una squadra in fiducia come l'Empoli che ha delle convinzioni, che ha delle proprie certezze. Sabato invece affronti una squadra che sta in grossissima difficoltà, che non ha certezze, ma ha tantissimi dubbi, e c'ha in panchina un allenatore che secondo me se perde sabato lo fanno fuori. Io ho questa idea. Quindi noi saremo i boia che faranno fuori Gotti? Chissà, lo scopriremo sabato. Si parla poi della giornata di serie in generale, giornata che vedrà Napoli-Lecce e soprattutto Inter-Juve, e quindi gli chiedono un parere. Su questo incrocio tra le due partite. Non vado mai a guardare le squadre avversarie, io penso alla nostra partita deve essere così sia per i calciatori che per l'ambiente, e su questo sono abbastanza d'accordo. Pensiamo prima alla nostra partita. Ora, sinceramente, dovrebbe giocarsi dopo Inter-Juve, perché il Napoli gioca sabato alle 15, Inter-Juve penso si giocherà la domenica sera. Temporalmente parlando, giochiamo prima noi. Pensiamo ai fatti nostri. Dopo che si è giocata la partita, magari ci pensiamo anche a Inter-Juve, anche perché comunque io non penso che Inter-Juve sia già uno spartiacque decisivo per la stagione, ok? La partita presente è quella che ci permette di incrementare i punti in classifica che ci torneranno utili in caso di difficoltà. Pensiamo solo a Lecce e cerchiamo di dare continuità ai risultati, quindi un po' quello che ha ribadito prima.
Si parla poi di Raspadori. Raspa sta lavorando bene come tutti gli altri, lo vedo positivo, concentrato su quello che stiamo facendo. E occhio qui perché ci dice dove vede Conte Raspadori. Lui per me è un attaccante, un secondo attaccante, penso si riferisca alla seconda punta, quindi uno che gioca vicino a un altro attaccante. Un po' quello che fa alla fine McTominay, quindi per Conte McTominay è appunto un giocatore molto offensivo, quasi un attaccante aggiunto che staziona, diciamo, nei pressi di Lukaku. Ed è quello che effettivamente vediamo, che stiamo vedendo nelle partite, perché quando vediamo le posizioni medie vediamo sempre McTominay vicino a Lukaku. Quindi Raspadori, ragazzi, è praticamente la seconda punta che dovrebbe giocare diciamo, accanto o alle spalle di Lukaku. Questa è la collocazione tattica di Raspadori per Conte. E capite bene che in questo momento non c'è spazio per lui, perché se giochiamo col 4-3-3 dovresti mettere Raspadori in mezzala al posto di McTominay, ma Raspadori in mezzala non la può fare per ovvi motivi, quindi dovresti o passare a un modulo col sottopunta oppure con l'attacco a 2, ok? E in merito a Raspadori, negli ultimi giorni si sta parlando di queste notizie di mercato, ci sarebbero l'Atalanta, il Milan che vorrebbero comprare Raspadori già a gennaio. Io non lo so, ragazzi, io ho questa sensazione. Io penso che il Napoli a gennaio farà degli acquisti che porteranno Conte a tornare alla difesa a 3. Io sono convinto che a gennaio noi ritorneremo a giocare col 3-5-2, col 3-4-2-1, non lo so. Io ho questa sensazione, però poi lo scopriremo solo vivendo. Capitolo Kvara. Dice Conte che ci sta questa discussione tra gli agenti e il club per trovare un accordo, però lui ovviamente quando si parla di rinnovo, quando si parla di cifre, dice questa è una cosa di cui si deve occupare il direttore sportivo, quindi lui lato campo dice che il calciatore deve comunque onorare la maglia fino alla fine dell'anno. Al netto comunque del rinnovo, il calciatore deve continuare a fare, diciamo, a essere un professionista e a dare il massimo sul campo. E non c'è niente da dire su questo, cioè ha ragionissimo. Ma io penso che Kvara stia dando il massimo sul campo. Poi Conte chiude con: io non sto vedendo problemi, poi chi vivrà vedrà. La classica risposta che dà anche De Laurentiis: chi vivrà vedrà. Lukaku, come sta vedendo Conte Lukaku ultimamente? Lo vedo tranquillo, sereno, professionale, non vedo problematiche a livello di gestione. In partita poi prendo le decisioni, non c'è niente di programmato, quindi tutto, diciamo, tutto a posto. E poi domanda su questo famoso girone della morte che ci aspetta tra qualche settimana con Milan, Atalanta, Lazio, Roma. E la domanda è: qualcuno aspetta un passo falso per appunto dire no, il Napoli è questo, finora ha avuto il calendario facile, per questo è prima in classifica, quindi un pensiero su questo, diciamo, ambiente esterno al Napoli che aspetta nient'altro che il passo falso per cominciare a buttare cacca sul Napoli. Oggi siamo in testa alla classifica e dico sempre che bisogna trovare un equilibrio che è alla base di tutto. Ecco, una frase che viene usata spesso da Conte: l'equilibrio è alla base di tutto. Rispetto a tutte le decisioni soggettive, quello che dobbiamo fare è cercare di continuare a crescere, pensando a noi stessi, a come migliorare per cercare di abbreviare quanto prima questo percorso. Qual è questo percorso? Lo sappiamo benissimo: tornare a dar fastidio alle solite tre. Solo chi non ha mai vinto può dire fesserie e ne sento tante. Chi ha vinto sa cosa serve per tornare a vincere, per costruire basi solide e durature. E Conte questo lo sa sicuramente, perché Conte ha vinto e Conte sa come tornare a vincere. Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ci saranno momenti in cui ci saranno risultati negativi, ma non dovremo buttare tutto all'aria e nemmeno adesso che va bene spaccare il mondo. Ecco, quindi un Conte che ci ribadisce, ecco, di essere non troppo esaltati quando va tutto bene, ma neanche così pessimisti quando va tutto male. Cercare sempre di trovare un equilibrio in tutto. Si parla della metropolitana. Ieri sera fece un post dove vi mostrare appunto questa storia di Instagram pubblicata da Napoli riguardo la metropolitana. E io avevo fatto delle ipotesi, io avevo pensato principalmente a un qualcosa legato alla terza maglia. E invece si è scoperto che questa storia della metropolitana non è altro che il luogo, la location in cui è stata fatta la foto ufficiale della squadra. Più che foto, un video, perché a tutti gli effetti un video. C'è questo video che si vede la stazione Chiaia con
col treno sotto che cammina. A un certo punto il treno passa e si vede alle spalle la squadra in posa per fare la foto ufficiale. Quindi è stato un modo comunque anche innovativo per fare una presentazione ufficiale della squadra, ed è stato bello comunque che sia stato scelto un luogo proprio caratteristico di Napoli. Quindi qua torniamo al filone di inizio stagione, ovvero valorizzare la città di Napoli, perché quando fu presentata la maglia in estate, se vi ricordate, il tema diciamo centrale era valorizzare la città di Napoli, e quello che è stato fatto la metropolitana va proprio a confermare quello che vi ho detto. Quindi chiederò a mister un parere su questa, su quello che è stato fatto nella metropolitana. Una cosa bella, personalmente dopo tanti anni di calcio è la prima volta che partecipo a questo tipo di situazioni. Bene, abbiamo fatto la foto in metro a Chiaia, una tra le più belle d'Europa. Si parla appunto del legame tra città e squadra. Napoli è una città che ti dà tanto, e noi dobbiamo avere voglia di continuare la passione di tutti quanti. La passione c'è sempre stata, non è che siamo arrivati noi e quindi oggi c'è la passione. Noi siamo di passaggio, sempre, come altri in passato e altri in futuro, ma la passione a Napoli è fissa, non passerà mai. Questa è la frase, ed è una frase che è vera, perché la passione per Napoli non è arrivata con Conte, c'era anche prima. Con Conte è tornato l'entusiasmo, che è un'altra cosa. La passione c'era anche l'anno scorso, ok? La passione c'è sempre. L'entusiasmo invece è un qualcosa di diverso, che inevitabilmente penso sia legato anche ai risultati. E l'anno scorso l'abbiamo visto. Però la passione c'è sempre. Quella penso che sia un assioma. Guardate che termini vi caccio, ma perché non vi scrivete, vi chiedo io. Capitolo Politano, chi è il sostituto di Politano? C'è qui Claudia Vivenzio, la bravissima Claudia Vivenzio, che dice: abbiamo capito che David Neres è un po' il sostituto per caratteristiche di Kvaratskhelia. Allora, chi è il sostituto per caratteristiche di Politano? E lei ha fatto dei nomi: Mazzocchi, Zerbin o forse anche un Gong. Conte qui fa un discorso tattico, dice: si tiene molto conto del modo in cui l'avversario attacca nei cinque canali. Quali sono questi cinque canali? La zona centrale del campo, i mezzi spazi e le fasce. Sono cinque canali che dividono verticalmente il campo. Ogni giocatore del Napoli deve trovarsi in uno di questi cinque canali, in ognuno di questi cinque canali, per appunto contrastare la superiorità numerica dell'avversario. Quattro di questi cinque calciatori sono i quattro difensori del Napoli, quindi due centrali e i due terzini. Il quinto o è Politano, che quindi si abbassa e fa il terzino della difesa a 5, oppure succede un'altra cosa: invece di abbassarsi Politano, si abbassa il centrocampista, quindi o Lobotka o Gilmour. Dovessimo trovare squadre che non attaccano, quindi in modo tale da portare Politano sul canale esterno, allora in quel caso si giocherà con David Neres, ok? Quindi ci ha spiegato perché mette Politano e non Neres, perché dipende da come attacca l'avversario. Se l'avversario attacca come con l'Empoli, quindi con un Pezzella che sulla fascia dà problemi, allora serve l'esterno, e quindi lì serve Politano, perché Politano ha doti difensive superiori. Se non dovesse esserci questo tipo di attacco, allora probabilmente vedremo Neres. Dietro a Matteo ci sono diverse soluzioni e noi le proviamo in ogni allenamento, quindi ci ha un po' spiegato come va a scegliere, ecco, tra Politano e gli altri. Si torna poi su Lukaku e sulla prestazione non proprio buona contro l'Empoli. Qui Conte dice: è un po' limitante parlare soltanto di Lukaku, perché lui stesso disse che è stata insufficiente la prestazione di tutta la squadra e di conseguenza anche la sua, che ha scelto quella squadra. La prestazione nel primo tempo è stata negativa, nel secondo poi si è cambiato tutto. È limitante soffermarci soltanto sul nome di un calciatore o pensare che sia stato penalizzato. La squadra nel primo tempo ha fatto male e io sono stato il primo a far male. Quindi diciamo una risposta che va un po' anche a proteggere Lukaku, per dire non ha sbagliato lui, è tutta la squadra che ha sbagliato e di conseguenza lui è stato inghiottito in questa negatività dal punto di vista della prestazione. Ultima domanda: si parla di Simeone che subentra al posto di Lukaku nella partita di Empoli. Dice Conte che l'input che ha avuto lui, ma che hanno avuto anche Olivera e Mazzocchi,
sono stati positivi perché hanno dato appunto uno shock positivo alla partita. Io mi aspetto questo dai ragazzi: chi entra deve dare il massimo e faccio capire a chi gioca quanto è fortunato. Questa è stata la sua risposta. Bene che abbia citato anche Oliver Ammazzocchi, comunque. Dicevo, bene che abbia parlato anche di Mazzocchi Rivera, perché comunque sì, sono entrati e hanno dato uno shock positivo, come ha detto Conte. Magari quello di Mazzocchi non è stato così lampante, perché Mazzocchi è entrato proprio negli ultimissimi minuti, però la parte finale della risposta è giusta: chi entra deve dare il massimo, e quindi questo assolutamente d'accordo. Quindi ragazzi, questa è stata la conferenza di Conte pre-Napoli-Lecce. Non ci ha risposto sul turnover, però ribadisco, per me ci sarà un minimo di turnover. Magari ne parliamo domani con più calma nel video della vigilia. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra sulla conferenza di Conte nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani. Vi auguro un buon giovedì, un buon proseguimento di giovedì e sempre e comunque Forza Napoli!